professione lo vedi con questa nuova app e cosa sperate di ottenere? Speriamo di ottenere una ulteriore, maggiore collaborazione dei cittadini, trasformando da molti di loro quella che oggi è un'abitudine di segnalare in modo indiretto con lamentazioni al limite alla stampa, in un modo diretto ed immediato che consenta da CEGAS di ridurre questo circuito correttivo che dalle sanzioni poi farà scattare il risanamento da giorni in ore. E quindi auspichiamo ancora, pur mantenendo in essere tutti i precedenti sistemi di comunicazione, quelli per capirci che sono più connaturati a una persona in età, che non ha ancora molta familiarità con gli ultimi sistemi elettronici, aggiungiamo a questi elementi che rimangono un ulteriore elemento che dovrebbe aiutarci a quell'obiettivo sia qualitativo, insisto sulla qualità, oltre che quantitativo, nella raccolta dei rifiuti a Trieste. Oggi presentate il rifiutologo, si spiega cosa serve quest'app e cos'è? Allora, quest'app è un'innovazione che noi stiamo proponendo ed è uno strumento che è disponibile per tutti, perché è scaricabile su tutti gli smartphone di qualsiasi tipo, ed è uno strumento che permette di indirizzare correttamente la raccolta differenziata. Sostanzialmente aiuta il cliente a individuare dove in quale cassonetto va smaltito il materiale di cui viene impostato. È una cosa molto sofisticata perché oltre a individuare il materiale permette anche di leggere i codici a barre degli oggetti e indirizzarli direttamente. Ma è un'applicazione in più che è l'evoluzione di questo strumento che in questi giorni abbiamo promosso, che è quello che permette, questo strumento permette a tutti i cittadini di fotografare o un cassonetto pieno oppure una situazione di degrado che dovesse trovare nel territorio, l'informazione viene immediatamente inviata senza nessuna operazione aggiuntiva al nostro sistema informativo che permette di intervenire tempestivamente a rimuovere i problemi. Quindi è uno sviluppo da smart city che mettiamo a disposizione della città.